Budoni San Teodoro, sono ospite a San Teodoro da signor Caldano, Francesco Caldano, che mi sta aspettando a San Teodoro. Niente, io penso che in 3 ore, 2 ore e mezzo, 3 dovrei essere a San Teodoro, quindi ci vediamo là. San Teodoro. Come no, autostop. Io voglio fare autostop. E ciao, bestiole. Alla pappa. Ehi. Buongiorno. Ciao, Peppa. E ciao Peppa! E allora? Ma ciao Peppa! Ciao! Sei venuta a salutarmi? Brava! Ebbene, ho passato la provincia di Nuoro e sono entrato nella provincia di Olbia Tempio. Penso che manchino 4-5 km a San Teodoro. E niente, quindi ci vediamo dopo a San Teodoro. Fate da bravi, belli! Olbia arrivo, terz'ultima tappa quasi finita e niente, arriviamo a San Teodoro, un altro paio di chilometri e ci riposiamo un pochino. Ciao ragazzi, sono appena entrato a San Teodoro. Sto andando ad incontrare il signor Francesco Calvano, che è colui che mi ospiterà per oggi qua a casa sua. Lo intervisterò perché lui è un emigrato sardo da tantissimi anni in Germania e c'è una storia nel passato molto bella, perché era figlio di una persona veramente importante a livello internazionale. E vi farò raccontare da lui direttamente la storia. Quindi oggi è stata una tappa abbastanza leggera, me la sono voluta tenere un po' leggera oggi perché domani ci sarà la salita per Padru da fare, 14 km più o meno, qualcosina di più. Quindi oggi relax, 10 km, tranquilli, sto bene, a parte il caldo, ma del resto va tutto bene. Ciao, a dopo. Sto andando in piazza, quella piazza vicino alla chiesa, e
che del punto di sosta dove mi fermerò un'ora per accogliere chi volesse venire a salutarmi. Quindi ci vediamo dopo. La persona che oggi mi sta ospitando a casa sua, lui è un immigrato sardo da 33 anni in Germania e quando mi ha visto sui social ha preso subito la palla al balzo, ma nel senso buono, essendo una persona molto vicina alle persone disabili, alle persone fragili, ha voluto partecipare a questo mio progetto dandomi ospitalità nella sua casa. E ovviamente nel tempo ci siamo conosciuti con Francesco e ci siamo sentiti molto spesso per telefono e ogni volta mi racconta delle storie molto belle, perché lui c'ha un passato, è un idealista e mi ha raccontato la storia di suo padre adottivo, che era un personaggio pubblico, uno scrittore sul veganismo, diciamo il padre del veganismo. E adesso però vabbè, non ve lo voglio raccontare io, lo facciamo raccontare a Francesco, perché Francesco ovviamente ha vissuto con lui per diversi anni, vero Francesco? Certo, ho vissuto alcuni anni con lui dopo la morte della mia famiglia, che avvenne nel 1976. Io venni praticamente da lui adottato. E la prima cosa che io appresi da lui, che lui era un eremita praticamente, e piano piano appresi che da dove veniva queste il fatto di essere eremita. È il fatto brutale che lui è stato 5 anni nel lager di Dachau come prigioniero politico e quindi anche perseguitato per via del suo veganismo, e quindi insomma particolarmente dura. Però raccontaci la storia della nascita del veganismo alla fine. Sì, lui già da giovane, già da ventenne, apprese a rispettare gli animali, cioè rispettare in una maniera particolare. Infatti viene, io pubblicai una intervista con la nota attrice scomparsa Elfie Pertramer, in cui lui dice come è diventato vegano. Non vegano, lui è diventato vegetariano, intendiamoci, era solo vegetariano, non vegano. Okay. Comunque sia, era dentro di sé un vegano. Niente, però quello che vorrei sapere, Francesco, è perché tu mi hai raccontato che tuo padre, diciamo che è il padre anche del vegetarismo. Sì. E, perché? Cosa ha fatto per il vegetarismo? Quanti libri ha scritto? Allora, la base del suo vegetarismo è l'assoluto rispetto per la vita animale e anche umana, insomma. Lui è un assoluto umanista in questo caso, no? Perché in ogni umanista c'è un animalista, il difensore dell'assoluto rispetto della vita, quindi evitare la sofferenza, quindi nutrirsi della sofferenza, e questa è la base del suo vegetarismo. Okay. Io non mi nutro della sofferenza, questo lo dice molto apertamente, molto chiaramente nei suoi libri. Particolarmente il libro che lui ha scritto, e questo è la Bibbia del moderno vegetarismo spirituale, si chiama il libro di Tia Bruda, Gli animali fratelli. Ah, e qui okay. C'è proprio chiara la sua intenzione di non nutrirsi della sofferenza. Questo è molto importante. Ah, ok. Quindi non si parla... Tuo padre è stato qua per tantissimi anni, è stato a Santiodoro. 10 anni. 10 anni, poi ovviamente ha vissuto anche a Siniscola, mi stavi dicendo. 4 anni a Siniscola. 4 anni a Siniscola. E altri 9 anni esattamente a Macomer. A Macomer. Ma lui quindi amava la terra sarda. Certo, lui... la domanda è questa qui. Com'è che lui è capitato in Sardegna? Ok. Lui è capitato in Sardegna attraverso un altro scrittore che scrisse 2 libri. Jakob Jop, uno scrittore svizzero che era anche non solo scrittore, era un direttore era il direttore della scuola svizzera a Napoli e visse alcuni anni a Napoli, e quindi visse anche in Sardegna e scrisse 2 libri sulla Sardegna, uno prima la guerra e uno dopo la guerra. Comunque lui fu inviato dal suo datore di lavoro, diciamo così, lui era un reporter. Ah, ok.
chi? Ma chi? Tuo padre? Sì, era un giornalista di porto. Quindi scrisse il primo libro su Ischia, che ebbe un grande successo, e poi lo stesso dottore di lavoro gli voleva anche far scrivere un libro sulla Sardegna, e lui venne in Sardegna per scrivere questo libro che in sostanza doveva essere un libro destinato ai turisti, ma poi si innamorò della terra sarda e rimase qui quasi 24 anni, quindi c'era un vero e proprio amore da parte sua verso la Sardegna, verso i sardi, verso la natura sarda. Riuscì a scrivere un primo libro che non lo soddisfò e lo distrusse purtroppo negli anni 70, esattamente quando, ma credo verso negli anni 1973-74 aveva finito questo libro che non gli piacque a lui e lo distrusse. Che peccato. Sì, e lo voleva comunque, voleva scriverlo un vero libro, perché tutta una stanza nel suo appartamento era dedicata soltanto a questo tema. Alla Sardegna, ma lui aveva reperti di tutte le parti della Sardegna. Io vorrei capire, ma l'ha distrutto, ok, perché non gli piaceva, ma gli era stato imposto dal suo datore di lavoro a scrivere una storia particolare, perché poi il suo datore di lavoro era soltanto un Rise Bureau, un'agenzia di viaggi, quindi era soltanto interessato a scrivere un libro che sarebbe inizialmente interessato soltanto i turisti. Ah, ok. Ma lui voleva scrivere un libro culturale sulla Sardegna. Okay. Ma lo diciamo come si chiamava? Edgar Kupfer Kobervitz. Ok, quindi ragazzi, ricordatevi questo nome, perché a livello internazionale ha avuto un grande successo i suoi libri, soprattutto quello di Ischia che stava dicendo appunto Francesco. Ma poi è il padre veramente del vegetarismo, quindi da lì nacque tutto un percorso moderno sul vegetarismo e sul veganismo. Quindi io concludo ringraziando Francesco per avermi ospitato qua. Voilà, si esce da San Teodoro, ho appena passato l'incrocio della Cinta e niente, ci incamminiamo per Padru, 15 km più o meno. Però il brutto è che è un po' in salita, ma non mi preoccupa, sto bene, e quindi si sale. Padru, arrivo! Incomincia a salire. Salita, solo salita. Siamo quasi, eh? E voilà, dovrebbero mancare 3-4 km a Padru, tranquillo, a parte la salita mi ha provato un po', però poi dopo la salita c'è la discesa. Ci vediamo a Padru. Ciao. E voilà, arrivata a Padru. E voilà, usciti da Padru, adesso
direzione Loiri. Oggi ultima tappa in Sardegna, mi fermerò un attimino a Loiri, un'oretta, intorno alle 11, 11 e mezza, e poi riprenderò il cammino per Olbia, Olbia Porto. Mi fermerò al porto e poi tornerò un pochino indietro e mi fermerò un'oretta o due nella ruota panoramica, a fronte alla ruota panoramica, per dare un po' di cartoline e materiale dell'associazione. Quindi ci vediamo dopo a Loiri. Ciao! Eccola Olbia, la lasciamo il comune di Padru, entriamo nel comune di Loiri. E voilà, abbiamo la ritardataria dietro, ma abbiamo preso il passo io e Dina. Ciao, ci ha raggiunto, stiamo per arrivare a Loiri, ancora 3 km più o meno. Ci fermeremo un'ora là, come ho già detto prima. Ed eccoci a Loiri. E voilà, qua finisce Loiri. Abbiamo incontrato il sindaco, che è stato molto ospitale, ha sposa anche lui il progetto. Niente, adesso finisco le tappe qua in Sardegna, arriverò al porto di Olbia e da lì riposerò un paio di giorni. Andiamo? Dai, vieni con me. Arrivato a Olbia, concluse le mie tappe in Sardegna. Hanno ucciso l'uomo ragno, chi sia stato non si sa. Forse quelli della strada, forse la pubblicità. E voilà, finito in Sardegna, ho percorso da domenica scorsa 242 km, ho fatto 390.000 passi più o meno, adesso mi fermerò a Olbia due giorni, poi imbarcherò giovedì notte, venerdì mattina sbarcherò a Genova, però a Genova abbiamo diversi incontri con associazioni, istituzioni, poi partiremo sabato mattina perché in plurale, perché partirò con un altro ragazzo dell'associazione che mi farà compagnia da Genova a Milano. Sarà un'avventura un po' diversa da questa sarda che ho fatto, perché qua conosciamo un po' tutti, e mentre lì saremo un pochino all'avventura in confronto a qua. Quindi niente, adesso veramente sono stanco, chilometri si incominciano a sentire nelle gambe, e conquistata la Sardegna.